Stiamo aspettando il collegamento. Appena mi date l'ok, noi partiamo. Giusto per capire, dei tre gruppi, chi è presente in aula? Dei tre gruppi che non hanno... Perché io adesso partirei facendo il debriefing del lavoro del gruppo 1, direi, poi facciamo una frontale di un'oretta abbondante, diciamo, poi facciamo pausa e salutiamo i colleghi in streaming e nella seconda parte del pomeriggio facciamo una seconda esercitazione. Va bene? No, no, poi nel pomeriggio completiamo il debriefing degli altri due gruppi, sì. Misteri della rete. Ma voi avete un indicatore di quante persone sono connesse? Lo vedete quanti sono connessi? Eh? Invece qui in aula quanti sono connessi? Che è la vera domanda. Allora cominciamo a fare le operazioni di connessione. Dai. Sì, c'è una situazione di dispersione proprio. Facciamo un progetto per contrastare la dispersione del gruppo d'aula? Il drop out. Problema di connessione, sì. Mi ridite, approfittiamo per dirmi un pochettino i nomi perché non abbiamo fatto un giro. È Donato, giusto? Anna, Maria Grazia, Fabio, Angela. Aspetta, Donato, Anna, Maria Grazia, Fabio, Angela e Antonella. Rita, Aldo. Per gli amici Cataldo, Antonella, Alessandra e Serena. Oh. Donato, Anna, sì, vabbè, ho capito. Aldo, Antonella, Rita, Serena e Alessandra. E poi, Antonella. Angela, Fabio, Maria Grazia, Anna e Donato. Ottimo esercizio per contrastare la narcolessia questo, tra l'altro. Meglio di una pera di caffè proprio. Ma noi resisteremo. D'altra parte, sulle nostre gracili spalle si regge l'intervento sociale, mica potremmo addormentarsi. Che dici? Si parte? Senza streaming? No, in realtà l'idea era di fare almeno un debriefing e streaming. No, invece questa volta lo facciamo perché penso possa essere utile anche per i colleghi. Sì, sì, partiamo col gruppo 1. Datemi un feedback, signori tecnici. Ci siamo. Aldo, prendi il microfono.
Allora, ben ritrovati, per chi si connette. Allora, me lo dici tu, eh? Sa. Ben ritrovati. Ripartiamo con il nostro modulo. Il programma del pomeriggio, per i colleghi che si connettono con noi streaming, è il seguente. Abbiamo fatto, mentre voi non eravate connessi, un lavoro di gruppo, di analisi di contesto essenzialmente, di costruzione di un albero dei problemi. E adesso faremo un lavoro di debriefing del lavoro fatto da un gruppo. Ne abbiamo già fatto uno, restano due gruppi che faremo quando voi non sarete più connessi. Facciamo questo debriefing insieme, poi faremo ancora una sessione frontale di circa un'ora e qualcosa. Quindi noi andremo in pausa e chiuderemo la connessione, perché nella seconda parte del pomeriggio faremo ancora un'altra esercitazione. E per chi è connesso ci rivedremo poi domani mattina alle 9 sul modulo della pianificazione di progetto. Chiusi i preamboli, iniziamo. Che ci raccontate? Abbiamo analizzato il fenomeno della dispersione scolastica prendendo come riferimento un dato certo, quello della scuola De Carolis del quartiere Tamburi di Taranto. Benissimo. Macro. Vai. E poi il mio valletto è spostato. Il tuo valletto. Il problema è la dispersione scolastica. Benissimo. Indicata lì in quella zona. Abbiamo individuato 8 concause. Se scrive così grande non basteranno 3 pagine. Ma siamo un gruppo organizzato nel gruppo 1, quindi... Vado avanti. Ah, devo dettare, allora. Dopo una lacerante discussione tra noi, è emerso che le 8 concause sono la discriminazione spaziale, la mancanza di bellezza. 1. La mancanza di bellezza, vabbè, poi ce lo spiegate. Allora, discriminazione spaziale. Cioè, ma state parlando dell'aspetto degli insegnanti, no? Immagino. No, anche il lato urbanistico. Ah, no, ok. No. Analizziamo in questo caso la mancata bellezza, cioè come incide gli aspetti urbanistici. L'aspetto, sì. L'aspetto urbanistico sulla anche sulla scuola. Ok, poi ce lo spiegate bene, intanto magari segnatelo. Ok. Quindi in sintesi come volete. Scrivi giù qui. Discriminazione spaziale, mancanza di bellezza, problema urbanistico, insomma. Ovviamente ne fa cocita diversa. Poi? 2. Relazione, collaborazione tra il mondo della scuola, quindi l'istituzione pubblica e le famiglie, per esempio. Sì. È d'accordo. Sì, vai, prego. Quindi... Vai, scrivi. O scrive o parla, quindi una cosa alla volta. Sì. Scuola. Ok, poi? Inadeguatezza della scuola. Da spiegare anche da questa. Da spiegare. Sempre sul filone inadeguatezza, quello invece genitoriale, ruolo educativo. Competenze genitoriali. Ok. È collegato a questo, ma altra concausa, la quinta se non erro, l'instabilità familiare, quindi il punto di vista affettivo, se c'è, se non c'è, concausa, quindi instabilità familiare. Cioè disgregazione familiare. Sì. Promiscuità, insomma, famiglia multiproblematica e altro. Sì. Quindi instabilità familiare, 5. Poi, ancora, povertà, secco.
Ultime due concause che abbiamo individuato in quel margine stretto di un quarto d'ora. Problema culturale, il villaggio educativo, se c'è o se non c'è, quindi una come dire, genitorialità diffusa, una comunità educante, se c'è o se non c'è, in questo caso visto come un problema, quindi con causa. Quindi carenza di una comunità educante. Villaggio educativo, emergeva questo, poi ognuno, chiaramente stiamo facendo sintesi del gruppo di 6 persone, che ognuno diceva a modo proprio. Che si è largamente scannato per addivenire a, a conclusioni. Quindi villaggio educativo, problema culturale. Poi, ultimo o penultimo di quello che abbiamo scritto, lo screditamento dell'istituzione scuola pubblica, quindi l'accountability, per dire. Quindi era collegato in effetti un po' prima, mentre si parlava della scuola. Poi, dove ci siamo largamente scannati, è un'altra cosa, mancanza di prospettive, quindi no future, l'idea... Mancanza di prospettiva futura, a mio avviso, era da considerare anche un effetto oltre che una causa. Quindi cioè, l'abbiamo messo un po' su un po' giù nell'indecisione, io l'ho riportato giù tra cioè le se capisco, cause. Da un lato la debole percezione di quanto la scuola possa incidere sui destini individuali aumenta la dispersione, d'altra parte la dispersione, cioè la non... il non completamento dell'obbligo scolastico scarica conseguenze sui destini. Eravamo in dubbio dove porlo. Cioè il fatto di dire, ok, ma se penso che non mi serva nulla, che tanto non migliorerà il mio destino, quindi non penso che il mio futuro sarà tanto diverso, che faccio ad andare? Oppure, già che non vado, e qui saremo nella parte sopra degli effetti. Noi l'abbiamo scritto un po' sopra, un po' sotto, su questo non c'era una... Però è una cosa un pochino diversa. Vabbè, nel dubbio non l'abbiamo scritto, forse lo scriviamo dopo. Una cosa dopo, è una percezione simbolica. No? Cioè, io percepisco, io famiglia tendenzialmente, oltre che io alunno, che la scuola non incida sul mio destino individuale. Altro è l'effetto storico, cioè non soddisfare un obbligo formativo scolastico incide materialmente poi sul destino. Il nostro punto di vista era quello dei ragazzi. Quello è un livello percettivo, dal punto di vista della causa è un piano di percezione. Cercavamo culturale di porci nel punto di vista anche del ragazzo, tutto sommato. Quindi io invece mi ponevo su un piano degli effetti. Degli effetti storici. La stessa cosa dicasi per la discriminazione spaziale, a mio avviso era anche, poteva essere nella zona d'ombra, quindi causa e effetto, sì, certo. Anche quella. Qui però riportiamo, diciamo, le opinioni collettive di tutto il gruppo. La guardiamo, ecco questo, e lo chiedo a te. Dunque, no, chiediamolo a loro in realtà. Terminiamo con gli effetti, ne abbiamo scritti pochissimo per ragioni di tempo, che quella mezz'oretta non è bastata, gli effetti magari mettiamoli qui sopra. Seguendo lo schemino, quello semplice, del problema centrale, le concause e gli effetti. Abbiamo seguito questo schema, non quello all'isca di pesce. Ne abbiamo individuato giusto uno, che era il vandalismo. Cioè, se io non vado a scuola, tutta questa roba... Meno un presidio proprio di... Poi, e quindi microcriminalità addirittura. Certo, che rientra, ma potrebbe essere un'altra cosa. Poi, a voler aggiungere degli altri, ma ci è mancato il tempo, perché poi siamo stati giustamente interrotti per star pari con gli altri... L'insicurezza sociale avrei aggiunto personalmente, è ovvio, la mancanza di opportunità è un quartiere più brutto. E rientro sempre in quell'ambito lì, se ci pensi. No, in quella zona d'ombra che ti dice. Sì, noi eravamo d'accordo su quasi tutto, insomma, come si è visto. Come si è visto. Sì, per questo. Qual era l'altro? Va bene. Avete altro da aggiungere? Vandalismo, insicurezza sociale, microcriminalità, mancanza di opportunità, sempre tra gli effetti, quartiere più brutto, insomma, questo le metterei tutte lì sopra. Va bene, ok, fine. Va bene, parola un po' a voi, massacrateli. Cosa osservate? Non era, avevamo certezza che non fosse completo il lavoro, certo. E che appunto avevamo comunque tempi contingentati, come tutti gli altri. Sì, ma vi ho dato... Eravamo lenti nel processare. Parola a voi, cosa osservate? Vi sembra che il quadro sia sufficientemente specifico? Più sul piano della forma che non del merito, Sì. Rispetto a quello che avevi detto pure prima, forse, non lo so se qui ci sono...
gli indicatori su cui misurare, poi no? Ho difficoltà a trovarli. Grazie. Però ad avere delle categorizzazioni, come dicevi prima. Sì, certo. Ho una difficoltà a valutare rispetto a questi, a queste aree, quali sono gli indicatori che poi utilizziamo per misurare la... Sì, ho capito, la discriminazione, che vuol dire? Discriminazione spaziale. No, vabbè, però come fai a dire? Perché ci stanno 10 condomini che sono brutti? Ma perché tu... No, voglio capire come fare. Allora, intanto discriminazione spaziale... è importante avere un posto bello dove portare il proprio bambino. No, è un indicatore, potrebbe essere un indicatore, questo voglio dire. Potrebbe rispondere alla tua domanda, semplicemente. Cioè il fatto che i bambini provengano da un contesto... Una scuola senza dove c'è erbaccia, dove l'edificio è grigio, dove la strada lì vicino è considerata come appunto parcheggio di macchine e non come luogo di aggregazione, dove tutto ok, stai aggiungendo un elemento che io personalmente non avevo colto, cioè tu qui stai parlando proprio della qualità degli spazi scolastici. Certo, sì. Ok, quindi non stiamo... Questo quindi... è... Ok, però una cosa è ciò che incide direttamente sullo spazio scolastico, lo spazio scolastico degradato, con qualità proprio degli spazi scolastici. La mancanza di una qualità. Certamente incide, insomma, non c'è dubbio. Questo potrebbe essere un indicatore, parlando cioè, di... Cioè, stare a Cambridge, stare a una scuola grigia, appunto, per i vetri dotti del quartiere, se può prendere su bambini... Sì. Incide, mi viene più voglia... Cioè, mi viene più voglia di andare a Cambridge a studiare nel college col prato verde all'inglese, o in una scuola grigia, tetra, con le vetri rotte e senza termosifoni? Questo. Estremizziamo, eh? Una domanda che ci fa un po'. Banale, però forse anche questo, ma che c'è? Ma insomma, non vado. Vado alla sala bingo. Va bene. Faccio io qualche osservazione? Cosa? Faccio io qualche osservazione? Dunque, sicuramente sul piano, diciamo, proprio di compito, siete stati al compito, nel senso che avete cercato di capire che effetti scarica su un determinato contesto il perdurare di un problema, come la dispersione, e avete cercato di cogliere anche la matrice causativa. Soltanto un'indicazione metodologica. Quando isoliamo delle cause di un problema, dovremmo cercare, e non è un esercizio di grande facilità, di isolare delle cause più specifiche del problema, non più generali del problema. Qui c'è un tema quasi filosofico, nel senso che chi ha un'educazione più aristotelica, per esempio, sa che la causa è più generale rispetto all'effetto. Da un punto di vista di logica anglosassone, come quella che noi qui stiamo impiegando, dobbiamo cercare di isolare delle cause più specifiche, cioè che siano, da un punto di vista proprio di ampiezza di definizione, più concrete rispetto al problema che generano. In effetti con questa precisazione qui, per esempio, l'abbiamo riorientata, cioè è più utile ragionare in termini di se io riqualifico gli spazi didattici, ottengo un effetto in termini di aumento di inclusione, perché diventa uno spazio più gradevole, più appropriante, più umanizzante. Se io sto in un contesto che è disumanizzante, sicuramente non migliorerò, cioè dovrò migliorare l'ecosistema. Ovviamente noi dovremmo riscomporre, perché stiamo ancora su un livello abbastanza generale, cioè dire qualità degli spazi didattici, poi dentro potrebbe portarsi dentro una filiera, potrebbe essere spazi per esempio di socialità oltre la scuola, perché se io percepisco che quella scuola per me è un ambiente di vita, non soltanto di didattica, ma un ambiente di vita, un ambiente in cui posso esprimere una socialità con i miei pari, in cui posso, non so, averci il gruppetto degli amici con cui faccio il laboratorio musicale, di chitarra, un confronto. Infragenerazionale, non so, tra generazioni esatto. Diverse. Io aggancio alle scuole i ragazzi, li aggancio molto più che non facendogli predicozze sull'importanza dell'istruzione per il suo destino futuro, che probabilmente è un tema che per chi vive schiacciato sul presente non incide moltissimo, insomma. E, mancanze di relazione, comunicazione, scuola, famiglia, anche qui è un tema ovviamente molto molto ampio, è un macro categorizzatore. Avendoci il tempo che voi non avete avuto, però avete imboccato la strada giusta, bisognerebbe scomporre per arrivare al nostro livello di intervento. Se decidessimo di stare su questa dorsale, diciamo, dovremmo collocarci su un sottoproblema. Cioè, intendo dire,
Mancanza di relazione, comunicazione scuola e famiglia. Perché? Da cosa dipende? Dipende dalle famiglie, dipende dal personale scolastico, dipende da dei codici non detti. Vina inadeguatezza della scuola, esattamente. In realtà questo e questo potrebbe stare qua dentro, cioè potremmo indentarli, implicarli qui dentro. Competenze genitoriali, anche le competenze genitoriali sono un tema molto ampio. Da cosa deriva il fatto che una famiglia sia educativamente meno competente? Qui non so, chi ha un po' di memoria, di letture ovviamente scomodi, tutto il repertorio della scuola, lettera una professoressa di Barbiana, non lo so. alla fine, cioè perché una famiglia, perché il figlio Pierino del dottore va a scuola e i figli del contadino hanno dei risultati e vengono respinti, espulsi da quella scuola? Allora, dentro il quadro emotivo uno deve andare a dettagliare cause molto precise, come in effetti poi Don Milani faceva, no? Quando parlava di scuola, faceva grafici, contrografici, indicatori. Quello è un libro che invito a leggere da un punto di vista di progettazione, perché ante litteram, quella è progettazione sociale. Lettera a una professoressa, stiamo scomodando un dinosauro, eh. Comunque sì, direi che ci siamo. Sugli impatti, naturalmente sono questi, si tratta di trovare poi in termini di esposizione del nostro progetto l'impatto che più li include. Lo vedo sempre come... No, grazie a voi. Va bene. Allora, gli altri due gruppi, il debriefing lo facciamo quando ci scolleghiamo dalla frontale. E invece adesso andiamo un pochettino avanti, perché veniamo un po' al cuore del nostro lavoro di oggi. Adesso ci introduciamo, saper costruire un albero dei problemi era una premessa essenziale. Adesso ci impadroniamo dello strumento vero e proprio, che è il quadro logico. Concluderemo la nostra frontale presentandoci i principali indicatori statistici di lettura di un territorio. Quando costruiamo un'analisi di contesto è necessario e opportuno saper leggere quel contesto attraverso alcuni almeno grossolani indicatori demografici che oggi ci possiamo costruire con molta più facilità perché sono accessibili in rete le principali informazioni statistiche. Nello spazio di 3 anni c'è stata una proliferazione incontrollata di data warehouse e oggi ci si può divertire come pazzi a fare analisi di contesto e analisi demografiche. L'Istat ha messo in linea, accessibili, tutte le fonti statistiche e con un po' di ingegno ce li possiamo costruire noi, i nostri grafici, le nostre analisi di contesto, piuttosto che andarli frettolosamente scopiazzando altrove, insomma. Bene, il quadro logico. Vi faccio osservare che questa foto è la foto di un lavoro che è stato fatto in una classe delle elementari. Cioè il quadro logico, al netto della sua pomposa presentazione che adesso faremo, in realtà è uno strumento molto semplice, che può essere utilizzato veramente anche in laboratori con bambini. Può essere uno strumento per una ricercazione. Per esempio, può essere molto interessante utilizzare il quadro logico se vogliamo intervenire in una classe che ha un problema di stigma verso il compagnetto con disabilità, che ha un tema di integrazione culturale, facendo con i beneficiari, cioè con i bambini in questo caso, il lavoro di analisi delle cause. Cioè perché? Perché quel compagnetto sta solo? Perché non partecipa? E quindi che cosa possiamo fare? Adesso torniamo un po' tutti i bambini e proviamo a ragionare noi sull'adozione di questo quadro. Che cos'è? È una matrice in cui è una matrice a lettura sia orizzontale, cioè per colonne, che sia verticale per colonne che orizzontale per righe. Nelle colonne noi andiamo a individuare gli ambiti di progetto. Gli ambiti di progetto sono 4 e sono la logica di intervento, di cui in effetti abbiamo già parlato, sono gli indicatori di valutazione, le fonti di verifica e le condizioni esterne. Le dimensioni di progetto o livelli dell'intervento sono i livelli della finalità generale, dell'obiettivo specifico, dei risultati e delle attività. Andiamo sul concreto. Il nostro quadro logico funziona così. Vedete che è una matrice, cioè una tabella generata da queste informazioni di massima, e il quadro logico
si legge secondo un preciso algoritmo, che è: se i risultati sono forniti e le condizioni avvorate, allora l'obiettivo del progetto sarà raggiunto. Si legge sempre dal basso il quadro logico, poi da dove si inizia a compilarlo è un'altra questione, ce la diciamo tra poco. Da un punto di vista di lettura, il quadro logico si legge, ve lo faccio vedere sulla lavagna, si legge in questo modo. Allora, qui abbiamo logica di intervento, anzi in effetti logica, indicatori, fonti di verifica, e qui abbiamo condizioni esterne. Qui abbiamo finalità, qui abbiamo obiettivo, qui abbiamo risultati, qui abbiamo attività, e qui abbiamo condizioni esterne, condizioni preliminari, se vogliamo assunzioni. Allora, prendiamo come esempio il progetto del gruppo numero 1, su cui abbiamo fatto appena un po' di analisi. Come si legge il nostro quadro logico? Si legge in questi termini: se si danno le condizioni preliminari perché possa attivarsi il mio intervento, allora potrò realizzare le mie attività. Se si danno le condizioni esterne perché le mie attività siano realizzate e io realizzo quindi le mie attività, allora avrò maturato i miei risultati. Se ho raggiunto i miei risultati perché le condizioni esterne, perché i miei risultati fossero raggiunti, allora avrò maturato il mio obiettivo specifico. Se avrò, col concorso delle condizioni esterne dell'obiettivo specifico, raggiunto il mio obiettivo, allora avrò concorso a raggiungere la finalità. Condizioni preliminari. Allora, che cosa ci dice il quadro logico di essenziale? Questa è la famosa matrice compilata alla quale noi abbiamo sostanzialmente scritto il nostro progetto. Trasformarlo in documento progettuale sarà un'operazione compilativa piuttosto snella e molto facilitata, perché non avremo più la condanna di tutti i progettisti, che è l'urto del foglio bianco. Perché? Perché avremo una solida ideazione. Una solida ideazione che viaggia su questi principi qui. Il progetto è un'iniziativa a cavallo tra il mio ambiente interno, le mie risorse interne, e il contesto interno in cui si attua, e il contesto esterno in cui si attua. Ovviamente, per non cadere in deliri di onnipotenza perniciosissimi e molto rischiosi, devo sempre tenere conto che ciò che io faccio è all'intersezione tra le mie competenze e le mie risorse e l'ambiente che mi abilita o mi disabilita. Ciascuno di questi livelli ha delle condizioni esterne. Per esempio, perché io possa attuare un intervento aggredendo una qualunque delle cause che voi avete esposto, naturalmente si devono dare delle condizioni esterne preliminari ben precise. Per esempio, quello spazio scolastico deve avere una dirigente scolastica disposta ad ospitare un nostro intervento, per dirne una. Poniamo che le condizioni preliminari si diano, che cioè addirittura l'intervento ci sia stato chiesto dalla dirigente scolastica e che l'ambiente scolastico, generalmente inteso come collegio dei docenti, sia favorevole. Allora possiamo inaugurare il nostro flusso d'attività. Questo, se volete, non è nient'altro che la diapositiva che abbiamo visto prima. Le attività determinano dei risultati, i risultati
rispondono a un obiettivo, mi aiutano a conseguire, sono indispensabili per conseguire un obiettivo che concorre al raggiungimento di una finalità. Ciascuno di questi livelli deve essere descritto da un punto di vista di lettura orizzontale attraverso gli indicatori oggettivamente misurabili che mi dicono che quel livello di intervento è stato raggiunto. Dovrò indicare le fonti di verifica, cioè i contesti, i registri informativi in cui andrò ad attingere le informazioni per sapere se effettivamente quegli indicatori, dove andrò a raccogliere gli indicatori, e dovrà essere analizzato anche in termini di condizioni esterne, variabili esterne, come dire, la cui presenza o assenza è in grado di condizionare lo svolgimento della mia attività o il raggiungimento dei miei risultati o del mio obiettivo. Sulle attività, gli indicatori e le fonti di verifica sono sostituiti da risorse e costi. Perché? Perché ovviamente le attività in quanto tali sono uno sforzo organizzativo che non è misurato da nient'altro che dalle risorse che ci impiego e dai costi che l'impiego delle mie risorse produce. Questo ci spiega un pochino perché nella valutazione dei progetti in ambito di amministrazione pubblica c'è una focalizzazione estrema sul rendiconto. Cioè quando noi andiamo a sostanzialmente documentare che il nostro progetto è stato realizzato, di solito ce la caviamo con una relazioncina così e con un rendiconto così. Cioè, nella logica amministrativa, molto spesso ciò che ci dice se l'intervento è stato realizzato o meno è che ha prodotto dei costi e che quei costi sono documentabili. Naturalmente non è così. Cioè, una valutazione, un assessment di progetto che si limiti a verificare che il progetto abbia sviluppato costi e assorbito risorse ci dice, e ci dice a malapena spesso, che il progetto ha realizzato dell'attività. Nulla ci dice su che cosa quelle attività hanno prodotto in termini di risultati e ancor meno quanto quei risultati ci hanno condotto a maturare il nostro obiettivo di partenza. Però questo ci fa capire perché risorse e costi fanno da indicatori oggettivamente verificabili e da fonti di verifica. Discorso interessante va fatto sulle condizioni esterne. Le condizioni esterne a ciascuno dei nostri livelli di intervento vanno studiate con molta attenzione, molta più attenzione di quella che noi normalmente immettiamo. Diciamocelo con chiarezza, molto spesso i nostri formulari, i nostri documenti di progetto di per sé neanche ci chiedono di fare analisi delle condizioni esterne, ma nella gestione di interventi ad alto coefficiente di rischio, perché a volte i nostri progetti sono dal punto di vista di pianificazione non particolarmente complessi, però hanno un alto coefficiente di rischio, perché quasi sempre i nostri progetti presuppongono l'apporto di soggetti esterni, di parti esterne, e intervengono in contesti critici. È molto rischioso non fare un'attenta analisi e valutazione delle variabili esterne. Le variabili esterne sono quelle che in project management si chiamerebbero analisi del rischio. Cioè tutto ciò che può dall'esterno influenzare elementi vitali o strategici del mio progetto, colti i quali io dovrei dotarmi dei cosiddetti contingency plan, piani di gestione contingente del rischio. Cioè se questa variabile, voi sapete che ogni progetto ha diverse variabili che hanno un diverso peso in termini di rischio, hanno un impatto monetario, un impatto sul risultato, un impatto sull'obiettivo e via dicendo. C'è poi la cosiddetta variabile killer, l'ipotesi killer, cioè quell'accadimento, quella variabile esterna, verificata se da quali, va in vacca il mio progetto, cioè diventa semplicemente irrealizzabile. Sull'ipotesi killer diciamo che tendenzialmente si può fare poco. Sulla gran parte delle variabili esterne vale la pena avere, almeno sulle macro variabili esterne, dei contingency plan, cioè dei piani di gestione contingente, che mi aiutino in fase di gestione ad adattarmi plasticamente ai cambiamenti che vengono, tenendo conto che gestire un progetto significa soprattutto gestirne il cambiamento. Per definizione, il nostro disegno di intervento non sarà quello che noi faremo. È fisiologico che sia così. Allora dovremo in fase di disegno costruire dei progetti che siano gestibili anche in termini di piani contingenti, di adattamenti. Finite queste chiacchiere,
cerchiamo di fare degli esempi ripartendo dal tema della dispersione scolastica. Allora, abbiamo detto che la nostra condizione preliminare in questo caso è la disponibilità dell'ambiente scuola ad accogliere. Io ci avrò un certo flusso di attività a questo punto. Ipotizziamo che la causa che noi abbiamo, decidiamo di aggredire, non lo so, torniamo un attimino indietro. Andiamo sul semplice, ipotizziamo che noi decidiamo di stare qui, sull'inadeguatezza della scuola in termini di competenze attive. Faccio un esempio più chiaro sulla mia realtà. Per esempio, c'è un tema di dispersione della popolazione nomade, quindi ho bisogno di uno staff docenti più competente sul problema, cioè deve conoscere un po' più la storia e la cultura rom, deve conoscere i funzionamenti e via dicendo. Ma potremmo farlo per qualunque altro tipo di caso, anche per le persone con disabilità. Allora, io ci avrò il mio flusso di attività. Sostanzialmente qui avrò un piano formativo fatto di azioni, di microazioni, di verifiche, eccetera. Ok, queste attività assorbiranno delle risorse, assorbiranno dei costi. Avranno delle variabili esterne. Qual è la variabile esterna fondamentale da considerare quando realizzo un piano formativo? I docenti, la disponibilità dei docenti non la considererei perché è una roba del mio ambiente interno, se io non ce l'ho i docenti è un problema mio. Qui parliamo viceversa del, e lo riprenderemo quando parleremo di stakeholder, in questo caso io mi sto fronteggiando uno stakeholder che per esempio è i docenti ci vengono il sabato a fare formazione? No. Vabbè, però l'esempio deve funzionare, quindi diciamo di sì, diciamo che metterò disponibilità in orario extra lavorativo a fare formazione, vedi il sabato a fare una mattinata di formazione una volta al mese. Questa tipicamente è una variabile esterna, cioè che non è sotto il mio diretto governo e quindi dovrò immaginare delle forme di governo, di gestione. Ma ne potremmo immaginare ovviamente delle altre, sulla didattica potrebbe essere, sulla formazione potrebbe essere disponibilità degli spazi, per esempio. Cioè, oddio, una scuola è abbastanza banale trovare gli spazi per la formazione. Ma insomma, immagineremo tutte le condizioni esterne che mi consentono di realizzare le mie attività, non di raggiungere i risultati. Allora, diciamo che io ho raggiunto i miei risultati in questo caso, direbbe la Palis, ci sono di fronte, no? Perché i nostri risultati non possono che essere un aumento della poi vanno spacchettati, quindi più che di competenze in senso generico dovrò mettere risultato, aumento della conoscenza della cultura rom da parte degli insegnanti, aumento delle capacità di mediazione culturale, aumento delle capacità di fronteggiamento degli atteggiamenti di sfida, un atteggiamento più sfidante, provocatorio o positivo da parte degli alunni, cioè delle competenze proprio concrete. Che cos'è che mi fa dire, qual è l'indicatore oggettivamente misurabile sullo sviluppo di competenze? No. Io qui andrei. Il microfono? Un test di valutazione, sono d'accordo. Cioè andiamo sul facile, nel senso che se noi diciamo che il nostro indicatore oggettivamente misurabile è l'aumento della capacità di fronteggiare, di trattare il minore, non so, di quel determinato target, in realtà io sto facendo un'altra autologia. Cioè sto richiamando come indicatore quello che in realtà è l'obiettivo, se non addirittura la finalità, e non funziona, anche perché poi dovrò dire quali sono gli indicatori dell'obiettivo. Qui stiamo su un esempio semplice di formazione, quindi la cosa più ovvia è che il tuo indicatore oggettivamente misurabile siano dei test, sì, per esempio numero presenze in aula è un indicatore, ma sicuramente io farò anche degli test, quindi verifiche, punteggi ottenuti ai test. Farò degli esami, cioè mi doterò degli strumenti esattamente come qui, cioè io immagino che poi alla fine faremo una valutazione d'aula, farete, cioè
si cercherà di capire se delle, con degli strumenti deboli, che ovviamente ci dicono magari anche soltanto la scorza esterna, però delle indicazioni ce le danno. Fonti di verifica, cioè dove mi vado a prendere questi indicatori? Perché il problema di un indicatore per definizione è che sia economico. Se io scelgo degli indicatori che non sono economici, dovrò spendere il 60, il 70% delle mie risorse, del mio budget, per andarmi a prendere quell'indicatore. È mostruosamente inefficiente un processo del genere. Dovrò trovare degli indicatori economici, cioè economici, cioè che abbiano delle fonti di verifica, dei contesti in cui vado a prendere, semplici. E qui non è difficile immaginarli, perché le fonti di verifica sanno i test stessi, no? I registri d'aula, i lavori di gruppo, per esempio. Ci potremmo mettere anche dei lavori di gruppo. Condizioni esterne, dei risultati. E qui si va più sul teorico. Quali sono le condizioni esterne, indipendentemente dallo sforzo organizzativo che io ho fatto, perché quelle competenze siano raggiunte? Perfetto, competenze d'ingresso, cioè da che livello partiamo? Forse anche omogeneità dei gruppi d'aula, cioè se ho un'aula molto disomogenea potrebbe non essere semplice. E allora andremo a indicare le condizioni esterne, perché oltre allo sbattone, al mazzo che io ho fatto per realizzare il mio progetto, si devono dare per raggiungere i miei risultati. O più saliamo, più ovviamente è complicato trovare efficaci indicatori e condizioni esterne, perché si va su un distretto un pochino più astratto. Obiettivo, il nostro obiettivo qui è chiaro, il nostro obiettivo è ridurre la dispersione scolastica, possibilmente con un tasso, con un indicatore numerico, percentuale. E quindi gli indicatori quali sono? Presenza in aula. Qui potremmo mettere anche semplicemente riduzione del tasso di dispersione. È abbastanza semplice. Dove ci andiamo a prendere queste informazioni? Dalla segreteria didattica, dai registri. Quindi registri d'aula e compagnia parlando. E qui è il progetto perfetto, perché possiamo fare un nostro bel controfattuale. Prendiamo anno scolastico 2004-2005, è andato così. In questo caso 2011-2012 è andato così. 2013-2014 è andato cos'ha. Perché? Perché c'ho un campione di controllo che è l'anno precedente e l'anno in cui ho realizzato il mio intervento. Non tutti i progetti sono così, questo è troppo facile, perché in aula si fanno sempre esempi facili. Condizioni esterne. Ecco, vedi, in questo caso che cosa succede? Che io qui mi sono concentrato su una variabile. Perché l'obiettivo sia maturato, io so, adesso vado a ricordarmi, che io mi sono concentrato qui, ma ci sono queste altre variabili qui. Queste qui potenzialmente sono tutte fonti di condizioni esterne. Cioè io avrò potuto creare il gruppo, il collegio docenti e il gruppo di educatori più competente del mondo e anche più appassionato, però se non ho lavorato anche su gruppi genitori, se non ho lavorato un pochettino anche su una minima riqualificazione di spazi, potrebbe non essere sufficiente. Questi punti è utile richiamarli come potenziali condizioni esterne. Non li richiamerò tutti, richiamerò i più importanti. Allora, siamo arrivati alla fine. Se l'obiettivo specifico si dà anche mediante le sue condizioni esterne, avrò concorso a raggiungere la finalità, che in questo caso è gli effetti, che solo abbiamo richiamato. Potrebbe essere migliorare la percezione di sicurezza sociale sul territorio, potrebbe essere, in realtà forse sulla dispersione scolastica, molto migliorare le prospettive di follow-up dei minori. Cioè, che cosa succederà dopo la scuola? Allora, io lavoro sull'oggi, perché ho presente un po' il domani. Quindi la finalità potrebbe essere garantire un migliore inserimento sociale e lavorativo a questi ragazzi, spezzare delle dinamiche di impoverimento e di esclusione, eccetera. Sulla finalità, ovviamente, questi non li indico, perché non è appropriato. Queste colonne non si compilano normalmente, perché non posso dettare degli indicatori su un conseguimento che non dipende soltanto da me. Prego. No, stavo dicendo. Microfono. Quindi le fonti di...
verifica. Di verifica. Le indicazioni sono gli indicatori, sono due condizioni che noi non dobbiamo proprio considerare nella finalità. No. Sono non è necessario. Poi se siamo particolarmente cervellotici lo facciamo. Però in termini di economia di ragionamento non è strettamente obbligatorio. Mentre fortemente consigliato che questo ragionamento lo facciamo su livelli obiettivi, risultati e attività. Se siamo la Commissione europea che struttura un piano, un programma di intervento europeo, che è un programma, beh, allora sì, siccome stiamo strumentando un piano, per esempio, di sul contrasto della discriminazione della discriminazione di genere in Africa, quindi è un programma molto vasto, con finalità molto ampie, che impegna finanziariamente 350 milioni di euro nel triennio, e beh, sì, allora qui forse dovrò di darmi degli indicatori anche sulle finalità, non soltanto sugli obiettivi. Però noi tendenzialmente non siamo la Commissione europea, non siamo un'agenzia governativa. Al nostro livello di competenza è adeguato definire gli indicatori di obiettivi, di risultati e di attività. Prego, microfono. Dicevo, qualcosa in più sulla colonna logica di intervento, se puoi, se è il sì. Momento giusto, per favore. Logica di intervento, in realtà è nulla di più di quello che ci siamo detti prima, ve lo faccio rivedere un secondo. Per dire, Antonio, rispetto agli obiettivi, alla finalità, sì, sì, ci mi sembra sovrapponibile, cioè la stessa logica di intervento. È assolutamente, è assolutamente sovrapponibile. Ok, ok. Eccolo qui. Lo vedete, no? Risorse, attività, risultati, obiettivo specifico, finalità. Questa è la logica di intervento. Prima abbiamo, per avere un po' presente le ante, i passaggi che abbiamo fatto, prima abbiamo ragionato su come si costruisce un'analisi di contesto. Abbiamo capito che dall'analisi di contesto e della definizione del problema che possiamo generare un'individuazione di obiettivi, di risultati e di attività. Abbiamo capito che questa è la logica di intervento. Adesso abbiamo inserito questi elementi dentro il quadro logico. Il quadro logico è la matrice ideativa del progetto. È un consiglio caldissimo che vi do, a meno che non siamo veramente affogati, abbiamo due ore per chiudere un bando, uno straccio di quadro logico facciamocelo sempre. Per due motivi. Uno perché ad onta di quello che adesso vi potrebbe sembrare è uno strumento che vi fa risparmiare un mucchio di tempo. Perché vi fa intanto capire subito se ci sono degli errori proprio funzionali nel progetto che state impostando. È un ottimo strumento di sostegno al ragionamento, no? Cioè una cosa che poi vi guida moltissimo in fase di compilazione del progetto, facendovi risparmiare davvero del tempo utile. Terzo, è un ottimo strumento di monitoraggio di progetto, perché voi capite che la comprensione della realtà è un processo circolare, cioè comprendiamo la realtà e i contesti in cui interveniamo man mano che agiamo su di lei, man mano che produciamo i nostri interventi, perché la realtà ci restituisce dei feedback sostanzialmente e quindi introduce un circolo che valida o falsifica le nostre ipotesi di partenza. Ora questa roba noi la capiamo soltanto in fase di gestione, capiremo se il nostro quadro logico stava in piedi o non stava in piedi, il che ci restituisce delle informazioni importantissime, per esempio di correzione in corso d'opera di alcune previsioni erronee. Arricchisce moltissimo la nostra conoscenza organizzativa. Guardate che il guaio, l'errore in cui più facilmente incorriamo è di non tenere memoria dentro le nostre organizzazioni, cioè di non curare un repertorio di memoria proprio, depositata su degli archivi. Allora il quadro logico è uno strumento economico che ci consente di monitorare l'andamento del progetto, di aggiustarlo strategicamente e di archiviare la conoscenza, anche in termini di lezioni apprese, cioè decantonate che inevitabilmente nell'attività ogni tanto prendiamo. E, che cosa volevo aggiungere? Ecco, un dettaglio. Io ne parlo come un utile strumento a ragionamento. Ci sono contesti in cui vi presento il quadro logico come una metafisica. Secondo me il quadro logico non è una metafisica, è un utile sostegno, è un supporto che però non sostituisce il ragionamento. Non esiste l'algebra pura dell'intervento
sociale e non esiste nessun algoritmo del giusto intervento sociale, proprio perché la nostra visione della realtà è una visione multilaterale, multisoggettiva, perché poi la visione che noi abbiamo di un problema non è la medesima che hanno altre organizzazioni e non è la stessa che ha il beneficiario. Però sicuramente ci aiuta a tenere, a mettere ordine nel modo in cui ragioniamo, no? Ci aiuta a posizionare le componenti logiche del nostro ragionamento. E questo è il motivo per cui è utile impiegarlo anche in fasi avanzate, anche in step avanzati, proprio per verificare i controfattuali che in realtà ci rinvia. Cioè a 3 mesi? Prego? Vuoi dire che dopo 3 mesi, durante lo sviluppo del progetto, rifare il quadro logico per verificare... È molto utile. Se il mio è un progetto annuale, io consiglierei di rifare il quadro logico almeno 2 volte. Ipotizza un 4 mesi, al 4° e all'8° mese. E poi utilizzarlo di nuovo in valutazione finale. Quindi in definitiva 3 volte. Quando e come lo faccio? Lo faccio come uno staff di progetto. Però tipicamente, quando poi vi dicono sistema di monitoraggio... Ecco, il quadro logico può essere tranquillamente citato come uno degli strumenti del monitoraggio che utilizzeremo per tenere sotto governo l'attività, perché voi capite che il quadro logico è una sinossi che a colpo d'occhio vi fa tenere insieme un po' tutto: attività, costi, risorse, risultati, obiettivi. Questa è la grande utilità del quadro logico, questa dimensione sinottica che a colpo d'occhio vi aiuta a tenere sotto governo qualcosa che è connaturatamente complesso, perché il progetto, per semplice che sia, ha una sua complessità, non fosse altro che per il fatto che si distribuisce su un tempo che non è domani e non è dopodomani, è qualche fase in più. Questo generalmente lo fanno con le situazioni tipo, per esempio, i corsi accreditati. Credo che appartenga a questo quadro logico, venga fatto proprio durante corsi che durano 1000-2000 ore per dare l'accreditamento regionale, no? Mm-hmm. E quindi le verifiche, mi è venuto in mente in questo momento perché ricordo che si cercavano proprio le varie condizioni esterne e tutto questo. Credo che sia questo che venga effettuato sì. durante quando qualcuno comunque propone alla regione un progetto e che poi debba avere l'accreditamento, presumo si basino molto su questo quadro logico. Sì, non lo so, ogni amministrazione ha una sua cultura amministrativa. No, al di là dell'amministrazione, cioè parlo proprio sulla formazione professionale. Sì. Non ovunque. E dove troverete sempre il quadro logico? Lo troverete sempre negli interventi di cooperazione allo sviluppo. Lì è uno dei requisiti. E io non vi ho fatto un po' di cronistoria di questi strumenti, cioè non vi ho raccontato come e quando si sono sviluppati. Magari 5 minuti li dedichiamo. Tu hai detto prima che il quadro logico può essere menzionato nel progetto come strumento di verifica, mm-hmm. Ma comunque io devo dire... No, di monitoraggio, non di verifica. Di monitoraggio. Mm-hmm. Ma comunque devo presupporre che chi sta leggendo il mio progetto sappia cos'è il quadro logico, o comunque lo devo spiegare all'inizio dicendo per arrivare all'idea progetto abbiamo usato un quadro logico. Sì. Sì, lo dici prima, lo introduci. Nell'analisi di contesto è molto utile che laddove, molto spesso i formulari sono fatti così, analisi di contesto o analisi del bisogno, analisi dei fabbisogni, è tema libero e vai. Allora in quel caso io tendo per esempio a suggerire che si strutturi molto il testo per sottoparagrafi. Allora si potrebbe dire il contesto di intervento, il problema individuato e le sue cause, i fabbisogni di intervento. No? Cioè una roba molto articolata, e a quel punto, dopo che hai fatto la tua esposizione testuale, gli dici a sintesi dell'analisi sovraesposta proponiamo il quadro logico sinottico riassuntivo della logica del nostro intervento. Fa una bella figura, probabilmente è chiaro per tutti, perché non è che poi veramente sia algebra e ti aiuta, e poi magari lo richiami nel monitoraggio. Uno degli strumenti non sarà l'unico strumento di monitoraggio, ma sarà un importante strumento di monitoraggio. E un passaggio volevo farlo anche sugli indicatori oggettivamente verificabili, che sono croce edilizia della progettazione.
Perché? Perché chi fa progettazione sociale sa che molto spesso i nostri obiettivi sono obiettivi immateriali, sono obiettivi, si direbbero soft, no? Cioè non obiettivi hard, quindi misurabili attraverso dei quantificatori numerici. Per esempio, penso a tutti i progetti di intervento in ambito di empowerment femminile o di empowerment delle persone con disabilità, di sviluppo di competenze delle persone con disabilità, o per chi lavora più in ambito psicologico, di aumento dell'autostima e via dicendo. In quei casi, diciamo, maneggiare con cura la questione degli indicatori oggettivamente verificabili, che è veramente una visione molto sociometrica, ma non tutto può essere misurato in termini metrici. Ci sono anche delle misurazioni più che oggettivamente verificabili, intersoggettivamente verificabili, cioè degli strumenti di valutazione sociale che adattano lo strumento al contesto. Se io devo, per esempio, misurare il risultato di un progetto di change management, immaginate che il mio sia un progetto per cambiare una cultura organizzativa in una casa famiglia, o in un'amministrazione o in una scuola. Quali saranno i miei indicatori oggettivamente misurabili? Magari strizzandomi il cervello li trovo anche, però il migliore indicatore e il miglior modo di reperirlo, quell'indicatore, è più di tipo partecipativo. Cioè utilizzerò più degli strumenti, diciamo così, di ermeneutica sociale, in cui coinvolgerò il mio stesso beneficiario nella valutazione. Quindi farò una valutazione partecipativa, farò dei focus group, magari ne farò uno all'inizio e uno alla fine, per vedere come certi significati si sono modificati nel corso del tempo grazie all'intervento. Ve lo richiamo perché, ecco, pure su questo a volte c'è un'enfasi forse eccessiva. Dipende qual è il tuo contesto. Ci sono dei contesti in cui è obbligatorio, se stai facendo un intervento, che ne so, di contrasto alla fame, beh, insomma, ci mancherebbe altro che i tuoi indicatori non fossero oggettivamente misurabili. Ci sono contesti in cui viceversa sono più che oggettivamente, devono essere intersoggettivamente misurati con strumenti di ricerca sociale qualitativa, voglio dire, piuttosto che non di ricerca quantitativa. Questo sempre per dire di quante cose si deve impicciare il progettista. Però ecco, sono quegli aspetti di professionalità che col tempo si acquisiscono, poi ci si specializza naturalmente, cioè alcune cose, alcuni modelli di intervento si conoscono di più, altri si conoscono di meno. E piccola sviolinata sull'Associazione Italiana Progettisti Sociali. Se abbiamo costituito un'Associazione Italiana Progettisti Sociali, in effetti è anche perché siamo consapevoli di non essere tuttologi. E allora è un gran conforto sapere di poter essere in una rete professionale con altri colleghi, e ciascuno dei quali sarà un pochettino più competente. Io mi occupo molto di cooperazione allo sviluppo, altri colleghi si occupano più di contrasto, che so, di progetti per l'occupabilità. E quindi, insomma, ecco, un pizzico di... Bisogna conoscere bene il metodo e avere l'astuzia e la pazienza di andare a cercare le informazioni dove sono accessibili. Va bene, andiamo avanti sul quadro logico, è chiaro? Tanto ci faremo un bel esercizietto, quindi non mancheremo di scornarci ancora. Microfono. Beh, qualcosa in più, qualcosa in meno, perché quando l'ipotesi killer si manifesta il progetto è collassato. Il problema dell'ipotesi, sì, perché lo, proprio en passant, l'ipotesi killer è quel tipo di accadimento che ha un impatto catastrofico. Normalmente l'ipotesi killer coincide con le preassunzioni. Cioè l'ipotesi killer è che una delle tue preassunzioni non si verifica. Per esempio, il mio è un progetto per realizzare una casa famiglia per persone con disabilità con una famiglia che mette a disposizione un appartamento. Quindi in questo caso non è il mio ambiente interno che deve produrre l'appartamento, ci deve essere una famiglia che lo mette a disposizione. Che succede se in quella famiglia, adesso lo dico romanesco, si crea maretta? Cioè cominciano ad esserci temi patrimoniali, ereditari, qualcuno si mette di mezzo e il lascito testamentario non viene fatto, ovviamente io ho chiuso il mio progetto. Ogni progetto va analizzato in termini di ipotesi killer, cioè di quell'accadimento specifico che di fatto lo catastrofizza, lo rende impossibile. In realtà sarebbe interessante su questo fare anche un po' un giro d'esperienze, perché poi...
Sì, ok. Sulla dispersione scolastica, resto sul punto. Sul tuo. Ragazzetti che in quella scuola De Carolis e Tamburi Taranto, per fare un esempio così, ma era per niente centrato, per chi ci ascolta voglio dire, era un esempio giusto per localizzare, quindi non abbiamo fatto nessuna verifica. Se quelle persone, che quei ragazzetti su cui vorremmo intervenire, sulle loro famiglie, il loro contesto, la scuola e quant'altro, sono già un po' preda della microcriminalità locale, e io voglio intervenire ovviamente per recuperare, riacciuffare per capelli quei ragazzetti, potrebbe essere un'ipotesi killer che alla fine il, come dire, il magnaccio del quartiere, il boss del quartiere, un po' non la gradisce questa cosa, perché si vede sottrarre delle forze, delle braccia a lavoro, e quindi questa cosa può rendere impossibile il mio progetto, salvo saltare in aria tutti, o sto esagerando io? Questa su me non è un'ipotesi killer. Adesso mi risulta difficile dirlo in termini professionali, ma il magnaccia di turno, paradossalmente, è uno degli stakeholder del tuo progetto. No, è che il tuo progetto forse ha bisogno di un forte relazionale con le forze dell'ordine. Cioè, devi fare un piano di gestione contingente di questo rischio, il che vuol dire che tu devi coinvolgere, ma adesso ci arriviamo, nel tuo progetto, degli stakeholder particolarmente rilevanti, che sono le forze dell'ordine. Come lo gestisci un rischio del genere? Questa non avrebbe essere del genere. Se ti porti dentro nella gestione un attore che è rilevante rispetto a un tema del genere, poi indubbiamente è una forte minaccia, è una forte minaccia. Però ecco, sulla dispersione scolastica mi viene più da pensare quello che ti dicevo, che ti raccontavo ieri, no? Sul tema dell'inclusione scolastica della popolazione rom, un'ipotesi killer è che spostano il campo nomadi. Cioè, hanno spostato il campo, non c'ho più la mia platea di beneficiari. Però ecco, ogni progetto poi c'è la sua variabile impazzita. Andiamo avanti? Altri commenti, osservazioni? Che ore sono, scusate? 3:30, perfetto. 3:30? Caspiterina. Dobbiamo andare avanti anche di sprone, allora. Va bene, queste sono annotazioni in sé abbastanza ovvie. Il fatto che il quadro logico ci consenta di generare un progetto ci suggerisce quello che dicevamo all'inizio, che la caratteristica principale di un progetto è la sua coerenza interna, che ogni progetto è definito da una struttura, e poi le annotazioni che vi dicevo prima, cioè di non utilizzare mai il quadro logico come una struttura fissa di procedure. Non va proceduralizzata l'intelligenza progettuale, va soltanto sorretta, ed è uno strumento dinamico che deve essere riesaminato in corso d'opera. Questo direi che ci possiamo portare un pochettino avanti. Suggerimento pratico, professionale: il 30% del tempo andrebbe dedicato all'ideazione, cioè tendenzialmente una quota un po' più rilevante di quella che noi dedichiamo. Noi dedichiamo, nell'esperienza media che ho, soprattutto nelle fasi iniziali, un 90-95% alla compilazione del progetto e un 5% all'ideazione e alla ricerca sociale. Dobbiamo riequilibrarla, questa cosa dobbiamo riequilibrarla se vogliamo migliorare anche l'efficacia, cioè anche di percentuali di successo, di approvazione dei nostri progetti. Dobbiamo riqualificare proprio il modo attraverso cui li concepiamo. Non dimentichiamoci mai che però la progettazione è figlia di un insight, è figlia di un'intuizione. Tutto quello che vi ho detto non ve l'ho detto per sopprimere la dimensione creativa della nostra progettazione. Ce lo siamo detti essenzialmente per trovare le forme che, come dire, accompagnino di più, ci aiutino a pensare lentamente, cioè a scomporre le buone idee che abbiamo. E ricordiamoci che la creatività si esercita in gruppo molto più che non singolarmente. Veniamo a parlare un pochettino di teoria degli stakeholder. Questo signore Barbuto è uno dei fondatori della teoria degli stakeholder, è un economista, Edward Freeman, che definisce così gli stakeholder: tutti coloro che potrebbero influenzare o essere influenzati dalla realizzazione degli obiettivi di una determinata corporate, cioè di una società, di un'impresa economica. La teoria degli stakeholder è una teoria essenzialmente di natura economica.
Freeman dice: nella società in generale abbiamo un'idea di business legata soltanto agli utili e agli azionisti. Questa è la causa principale della crisi finanziaria. Abbiamo bisogno di vedere il business come legato sia agli azionisti che agli stakeholder, ai profitti e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. Cioè il successo di un'impresa commerciale, for profit, è legata non soltanto all'interesse dell'attore primario, cioè l'azionista, il proprietario di quell'impresa, ma alla capacità che ha questa impresa di trovare un adeguato equilibrio tra tutti gli stakeholder che girano intorno a quell'impresa. Chi sono gli stakeholder di un'impresa? I clienti, i fornitori, i lavoratori, le amministrazioni competenti, tutti i soggetti che hanno una qualche interessenza con l'oggetto di impresa di quella determinata azienda. Quello che è vero nel settore profit, figuriamoci quanto deve essere centrale nella nostra azione, dove ancora di più, e lo capiamo molto bene se teniamo in filigrana l'albero dei problemi, capiamo che l'impatto reale dei nostri progetti è frutto di un'azione multilaterale e che da soli i nostri progetti producono ben poco. Noi non possiamo, poiché i nostri interventi sono comunque sempre di natura comunitaria, supportare, sostenere la nostra progettazione attraverso un'adeguata analisi dei portatori di interesse che in qualche modo devono essere coinvolti. Per tante ragioni, per una ragione pratica, perché quasi sempre i nostri progetti in qualche modo ne dipendono dalla disponibilità di parti terze. Quasi sempre i nostri progetti chiamano in causa il mondo del volontariato, la cittadinanza, o anche soltanto la disponibilità dei vari portatori, appunto la scuola è uno stakeholder, no? Cui devo tenere conto del punto di vista della scuola, pena l'inoperabilità del mio intervento. Quindi questo su un piano pratico. Su un piano viceversa più teorico, cioè di raggiungimento degli obiettivi, devo sempre ricordare che i miei finalità sono frutto dell'apporto di soggetti esterni. Sì, prego. Sì, esattamente su questo. Torno un passo indietro, quindi finalità e obiettivi. Sì. Mi hai proprio bruciato sul secondo la possibile domanda. Alla fine devo avere un solo obiettivo specifico, uh-huh. In questo caso per l'esempio che su fatto era mitigare la dispersione scolastica o voler ragionare in positivo, potrebbe essere favorire l'inclusione sociale e scolastica dei bambini del quartiere XY. E le finalità, quante dovrebbero essere? Una per quanti sono gli stakeholder che stiamo includendo o che includa, per esempio, nel caso della dispersione scolastica, una possibile finalità potrebbe essere aumentare il capitale sociale di quel quartiere target dove agiremo sulla dispersione scolastica, mm-hmm. più gli stakeholder dai carabinieri al tribunale, alle scuole, sono le varie gambe della sussidiarietà circolare. Mm-hmm. Quindi volevo chiederti, ecco, forse... spero sia utile per tutti, tornando un passettino indietro, ma si lega bene a questo, in sintesi, quindi quanti obiettivi, quante finalità e per quanti stakeholder? Scusami, vado un attimo indietro. Allora, innanzitutto quanti obiettivi specifici, nel senso che io suggerisco caldamente che siano di numerosità estremamente limitata, uno, in alcuni casi due, ma non di più. Anche se poi io mi rendo conto che molto spesso voi troverete formulari che vi diranno obiettivi specifici. Lo so, ma questo perché noi abbiamo un approccio un po' letterario alla questione degli obiettivi. Ci sembra che più ne citiamo e più il progetto è efficiente. E come ragioniamo noi, ragionano molti amministratori poi di strumenti di finanziamento al non profit. Se vogliono due obiettivi specifici ci aggiusteremo le cose in modo da elencarli nei due di obiettivi, però ecco, cercare di tenerli in numero così limitato. Finalità, la finalità potenzialmente e possibilmente in realtà dovrebbe essere una, anche se noi sappiamo che la soluzione che abbiamo dato al problema produrrà impatti plurimi, cerchiamo di isolare quella più rappresentativa, quella più significativa, altrimenti il progetto serve strategie troppo complesse. Noi dobbiamo sapere in che mainframe, cioè in che strategia complessiva il nostro progetto sta. E come dire, il mio è un progetto che si occupa prevalentemente di contrasto alla fame, di contrasto alla povertà, di sviluppo economico. In che ambito sto?
La finalità è anche un modo per inquadrare l'ambito del mio progetto. Si occupa di occupabilità. Quindi io, da un punto di vista espositivo, proprio di esposizione, di scrittura di documento progettuale, suggerisco di declinare una finalità, non tante finalità, uno massimo due obiettivi specifici, tutti i risultati che vogliamo e che sono congrui. Un'attività o un risultato? No. Domani ne parliamo. Domani ne parliamo di attività e risultato, cioè perché le attività sono individuate dai risultati. Un gruppo di attività è individuata dalla deliverable, da ciò che produce. Però io posso avere un risultato che è maturato, questa è una tipica VBS, domani parleremo di VBS, di Work Breakdown Structure, può essere maturato da uno, due, tre work package, no? Ogni work package produrrà un deliverable che potrebbe essere un risultato intermedio. Potrebbe essere, dico un sacco di parolacce, ma domani non vi preoccupate, ci torniamo. Potrebbe essere una milestone, cioè una pietra miliare, che è un risultato intermedio, è un indicatore di cammino, di percorso. L'importante è che noi sappiamo qual è il risultato che traguardiamo. Però domani in pianificazione riprendiamo questo aspetto, cioè come agganciamo, perché finora siamo stati sulla parte alta dell'albero. Obiettivi, finalità, obiettivi, risultati tendenzialmente, e attività le abbiamo soltanto nominate. Domani scenderemo sul piano delle attività concrete, di come le pianifichiamo in modo efficace, di come le gestiamo. Chiuderemo l'ultimo giorno parlando dei soldi, cioè di quanto ci costa realizzare queste progressive sorti. Allora, la questione degli stakeholder è direttamente legata all'obiettivo vero di ogni nostro progetto, che è il cambiamento sociale. Come possiamo definire il cambiamento sociale? Io vi propongo di definirlo così, come un processo risultante da una molteplicità di azioni individuali, qualora una di queste riesca a influenzare la maggioranza delle altre. Questo è il cambiamento sociale. È un'azione di un gruppo anche limitato, di un gruppo sociale anche limitato, che è capace di influenzarne degli altri di gruppi, imprimendo così un cambiamento. È la teoria che alcuni sociologi chiamano, con secondo me una bella metafora, la teoria del trim tab. Chi è che di voi ci capisce qualcosa di vela, di barche? Sapete cos'è un trim tab? Il trim tab è questo pezzettino del timone. Un timone, soprattutto in barche pesanti, che stazzano molte tonnellate, è pesante da girare. In realtà non si gira il timone, si gira questo pezzettino di timone, che voi trovate anche nelle ali delle aeree, proprio mi hanno spiegato una questione di aerodinamica, girando il quale si riesce a far girare tutto il timone e quindi si riesce a far girare tutta la barca. Allora, nella maggioranza dei nostri progetti, anzi forse nella quasi totalità dei nostri progetti, l'impatto sugli attori esterni, cioè la nostra capacità di influenzare attori esterni, è quasi più importante del risultato che maturiamo sui nostri beneficiari. Guardate, può sembrarvi un paradosso, no? Nel senso che noi siamo giustamente molto concentrati sui nostri beneficiari diretti, ma l'indotto complessivo di un progetto è la capacità che il nostro progetto ha di influenzare parti sociali diverse, perché questo produce un cambiamento. Non tanto il fatto che noi abbiamo servito il bisogno di 20 beneficiari, naturalmente in modo egregio e indispensabile, ma avremmo fatto cambiamento sociale se saremmo stati capaci di influenzare strati sociali diversi. Volete un esempio in negativo? Il processo di cambiamento culturale che l'Italia ha vissuto, diciamo, negli anni 70-80, è stato un processo di influenzamento per gruppi influenzanti. Pensate al mondo televisivo, quanto è riuscito a cambiare radicalmente un tessuto sociale. Francamente, diciamo, la società italiana è una società tradizionale di tipo rurale. Siamo diventati una società industriale e non ci siamo divenuti casualmente, ci siamo divenuti attraverso un processo di cambiamento anche pilotato, attraverso dei trim tab, degli efficaci trim tab. Questo lo dico, come dire, indipendentemente dal giudizio che ci diamo su questi cambiamenti. Però se uno si rilegge, non so, Pasolini,
capisce che lui vedeva che c'erano dei trim tab in atto, capaci di imprimere un cambiamento complessivo a tutta una società. E pensate all'educazione linguistica in Italia, no? Quanto piccoli gruppi influenzati sono riusciti a imprimere un cambiamento complessivo. Ve lo leggo il testo perché non lo leggete, è interessante. Comprendo il motivo per cui Burkmister Faller, grandissimo promotore di cambiamenti di paradigma, scelse di far scrivere questo epitaffio sulla sua tomba. Niente altro che un trim tab. Un trim tab di una barca o di un aereo è un piccolo timone che fa girare il timone principale, che a sua volta fa girare tutta la barca. Gandhi era un trim tab. Luther King era un trim tab, Nelson Mandela era un trim tab. Sono certo che ci sono molti potenziali trim tab in ogni organizzazione e nella società molte organizzazioni trim tab, sotto forma di leadership silenziose, capaci però di influenzare tutto il contesto in cui operano. Il leader trim tab prende iniziativa all'interno della sua sfera di influenza, per piccola che sia. Allora, che cosa significa costruire una rete di stakeholder? Significa capire anche qual è la mia rete di influenza, cioè la rete che il mio progetto può in qualche modo influenzare per ottenere un impatto, non soltanto per servire l'obiettivo specifico, ma per maturare un impatto. L'impatto cos'è? È l'effetto del sasso nello stagno, no? Getto un sasso nello stagno e descrivo dei cerchi concentrici. A me interessa naturalmente raggiungere il mio obiettivo, ma anche ottenere il maggior impatto possibile. Per questo è indispensabile che io abbia una mappa abbastanza coerente e precisa di chi sono gli stakeholder, cioè i portatori di interesse del mio intervento. Vi faccio vedere un po' di mappe, senza dirvi di che azienda è. Guardiamo questa, per esempio. Riuscite a leggerla? Allora, vedete che all'interno, al cuore della mappa degli stakeholder, soci, azionisti, dipendenti, consumatori, poi abbiamo i fornitori di prodotti e servizi, poi abbiamo le aziende controllate, quindi i clienti, le banche e istituti di credito, i consumatori, e poi c'è un cerchio ancora più esterno in cui abbiamo la comunità scientifica, abbiamo l'associazione di categoria, abbiamo le onlus, abbiamo le comunità locali, il mondo cooperativo, la scuola, i sindacati, eccetera, eccetera. Secondo voi che tipo di distretto industriale è questo? Che tipo di impresa è? Ah, grazie, grazie. Influenza subito i consumatori e i soggetti dipendenti. L'area di influenza. Questa è un'impresa grande, nazionale. Nazionale. Si occupa di latte. La Parmalat. No, non è Parmalat. Di latte. Non è Parmalat. E questa è una schematizzazione utile, interessante, cioè è esattamente quello che potrebbero fare le nostre organizzazioni, cioè ordinare i propri portatori di interesse su tre livelli: portatori di interesse primari, portatori di interesse secondari, portatori di interesse terziari. Proviamo a fare un esempio su una delle vostre realtà. Chi è che vuole provare a ragionare insieme a noi? Sì. Arci Ragazzi Taranto. Ok. Chi sono i portatori di interesse primari di Arci Ragazzi Taranto? Lo dice il nome? No, i ragazzi. Anzitutto sono i ragazzi. Poi sono i soci, come ovvio, i soci Arci. Poi le istituzioni. Beh, Arci. Sì, sì, il core, proprio il cuore. Sicuramente ci avrà le famiglie dei ragazzi, sicuramente, forse anche gli altri circoli Arci. Anche la scuola. Già andiamo su un ambito più. No, no, adesso proviamo a espandere, andiamo a spirale, diciamo. Proprio al cuore ci sono ragazzi, cioè i beneficiari, soci, famiglie probabilmente stanno al centro e basta. E poi usciamo, cominciamo a vedere gli stakeholder secondari. Comune di Taranto, d'accordo. Step 2, secondo livello.
Lei è entrata con uno sguardo terrorizzato. Ha fatto uno sguardo terrorizzato. Per esempio, una stupidaggine magari, le cartolerie. Le cartolerie, però magari li mettere i terziari. Perché le cartolerie? Perché sono dei fornitori. Per esempio, noi facciamo attività... Allora, sono i fornitori? Beh, diciamo allora i fornitori. Fornitori in genere. Fornitori sì, in genere. Per dire. I ragazzi, poi ci potrebbero essere tutte le agenzie culturali del territorio, no? Le altre associazioni di categoria, altri agenti culturali. Cerchio 2, sì, sì, sicuramente. Bisogna capire se le altre associazioni sono dei partner o se non sono dei concorrenti, questo è un tema estremamente delicato anche. Sì, infatti se tu ci fai caso, in questo schema, la concorrenza è considerata uno stakeholder, secondo me con intelligente visione. Cioè io devo tenere conto delle aspettative anche della mia concorrenza se voglio tenere in equilibrio la mia impresa. Buona parte della teoria della responsabilità sociale d'impresa in realtà ha a monte una visione economica di questo tipo qui. Cioè devo tenere in equilibrio le aspettative della mia rete se voglio avere successo nel mio business. Non posso non tenere conto delle aspettative di tutti gli attori che fanno parte della mia rete comunitaria. Comunque, andiamo avanti. Su un terzo livello chi ci mettereste? La pubblica istruzione, perché abbiamo anche dei servizi... Con le scuole? Sì, in collaborazione. Quindi le scuole più che la pubblica? Anche pubbliche, proprio le scuole fisiche. Anche pubblica istruzione. In generale, sì, gli assessorati vari. Sì. Eh? I mass media, quelli locali? Mass media... Sì. Sì, sicuramente sì. Cerchio 3. Ok. Allora immaginiamo, ci fermiamo qui nell'enumerazione, immaginiamo che Arci abbia fatto un bellissimo lavoro al proprio interno di Arci Ragazzi, di attenta riscrittura della propria mission. Cioè abbia ben chiaro qual è la sua mission, la sua missione proprio istitutiva, e poi abbia, come dire, sotto la missione incasellato una serie di progetti che perseguono la mission istituzionale. Se io voglio avere successo nella mia mission e nei miei progetti, dovrò trovare le giuste strategie per influenzare tutte queste parti che tu hai nominato. Cioè avrò bisogno di un coinvolgimento forte, partiamo dal centro, non potrò fare a meno di un fortissimo coinvolgimento di soci e anche degli stessi beneficiari. E avrò bisogno di influenzare tutte queste altre parti che con me hanno un rapporto, perché ciascuno di loro potrà concorrere a raggiungere, come dire, gli obiettivi statutari di Arci Ragazzi. Questo è vero, come dire, a livello di strategia associativa. Poi diventa vero anche all'interno del singolo progetto. In verità è molto vero, e non è il mio campo, quindi lo accenno soltanto, anche in ambito di fundraising. Nel senso che un'adeguata strategia di fundraising si basa su una lettura del proprio reticolato di stakeholder. Perché a chi andrò a chiedere sostegno e soldi? Li andrò a chiedere agli stakeholder che ero individuato più vicini alla mia mission, come ovvio, insomma. Se non ho una mappa di questo genere diventa un po' più casuale il tipo di ricerca che farò. Vediamone un'altra, questa è un po' più... Quale Non ve lo posso dire, non ve lo posso dire perché ho scippato dal loro sito la mappa degli stakeholder. Questa... Sì, questa per esempio è viceversa una rete più vicina, paradossalmente più vicina e più lontana dai nostri mondi, perché è la rete degli stakeholder di una grande ONG. ONG. Vedete che è ancora più articolata, allora hanno fatto una scelta meno ordinata, meno rizomatica, proprio a cerchi concentrici, ma su molti livelli diversi. Planetario proprio. Ora, indipendentemente dal grafico, secondo me per la complessità organizzativa delle realtà medio-piccole, una rete, una mappa degli stakeholder fatta su tre livelli è più che sufficiente. L'importante è che la facciamo progetto per progetto, perché in realtà le nostre organizzazioni hanno una propria mappa abbastanza stabile di stakeholder, ma poi ogni progetto ha stakeholder un pochino diversi,
per ovvie ragioni. Allora io dovrò immaginare le giuste strategie di influenzamento o di supporto al mio progetto, come dire, ambito di intervento per ambito di intervento. Questo è un esercizio, anche in questo caso, normalmente non richiesto nei formulari, tranne in alcuni casi in cui vi dicono stakeholder del progetto, partenariato del progetto, partner, eccetera, eccetera. Però è molto utile in termini strategici, viceversa, avere una chiarezza di visione in questa direzione. Va bene, guardiamo che ore sono. Penso che l'ora l'abbiamo superata. Sì, l'abbiamo abbondantemente superata. Sono le 15:48, facciamo 12 minuti di pausa e rientriamo in aula. Per i colleghi in streaming, avevamo detto che ci saremmo limitati a una frontale di un'ora, in realtà non abbiamo completato il programma, per cui fermiamo comunque qui la condivisione streaming. Domani riprenderemo dagli indicatori statistici, recuperando un po' di tempo dal modulo di domani.